Mi chiamo Irene Pittatore, sono un'artista italiana, sono di Torino, sono performer anche e in alcuni mesi dovrei avere il tesserino da giornalista. Sono qui per sviluppare il secondo capitolo di un progetto che si chiama Lavoratori del Turismo, la cui prima edizione è stata realizzata a Venezia, nel contesto di Città di Vacanze. Sono qui grazie al progetto europeo di residenza per artisti d'Espoir. Sono stata invitata dal Museo Espaloir, Museo di Arte Moderna e Contemporanea, e ho la mia residenza alla Daya Art Center in Ala Rocca. Il mio lavoro si concentra in particolare sul rapporto fra arte, genere ed economia, con un particolare interesse rispetto alla sfera pubblica e all'arte pubblica. Lavoratori del Turismo è nato per l'Osservatorio Città di Vacanze, che è un osservatorio, un polo di ricerca, una piattaforma espositiva che studia le trasformazioni delle città che sono sottoposte a un flusso turistico molto importante. Lavoratori del Turismo è nato in questo contesto, è nato a Venezia, è un progetto video a cura di Pedro Medina che intende investigare le conseguenze che il turismo di massa ha soprattutto sul lavoro nel settore turistico. Ma anche sulla conversione delle economie e sull'agenda culturale. Avere una sorta di studio aperto al Museo Espaloir è stata una cosa molto importante perché al contempo mi ha permesso di presentare lo stato attuale della ricerca, ma anche di avere a disposizione uno spazio per degli incontri, per delle interviste. È stata come una sorta di quaderno di lavoro condiviso. Un importante aiuto per questo progetto è venuto anche da due giornali locali, Ultima Ora e Mallorca Zeitung. Entrambi hanno dedicato un articolo a questo progetto, invitando i propri lettori a prendere parte alla ricerca e quindi a venire in museo, a incontrarmi e raccontare la loro esperienza di lavoro nel settore turistico. Quando ho saputo del bando di concorso d'Espoir, ho pensato che sarebbe stato molto interessante sviluppare un secondo capitolo del progetto in Palma di Mallorca. Sono qui grazie a questo programma di ricerca e ho trascorso 2 mesi nell'isola, fra Palma, Alaró, Hietas, Manacor, cercando di incontrare come dire, le stesse figure professionali che ho incontrato a Venezia per osservare i punti di contatto, le differenze. Il modo in cui il turismo e il lavoro turistico si stanno trasformando e come questo impatta sulla città. Proprio ieri ho potuto visitare il luogo di produzione di Mahorica, una fabbrica dove si producono perle. Molto famosa, che esporta in tutto il mondo ed è stata un'occasione particolare perché abitualmente non è aperta al pubblico e quindi, insomma, in questo video ci sarà traccia della produzione delle perle e oltre che un'intervista al responsabile, lo store manager. E poi ho visitato anche naturalmente lo showroom dove è possibile anche lì vedere una piccola parte del processo produttivo. E questo è molto importante perché è una prima forte comparazione con l'esperienza della produzione del vetro in Venezia. Un'altra importante esperienza che permette un'interessante comparazione con Venezia è l'esperienza delle guide turistiche, non necessariamente locali, perché la guida con cui ho parlato è olandese, e quindi l'ho seguita in un tour con un grande gruppo di turisti tedeschi. Ed è sempre interessante vedere quali sono gli aspetti più gradevoli per il lavoratore nella propria esperienza professionale e quali le difficoltà.
in alcuni casi molto simile all'esperienza della guida che io ho intervistato a Venezia. Alcune professioni sono specifiche di questo contesto, come ad esempio il lavoro del ticketeros, coloro che vendono i biglietti per i concerti in Magaluf. Sono molti ragazzi che lo fanno e quest'estate potrò incontrarli, così come molti cantanti, in particolare tedeschi, che fanno i loro spettacoli a Magaluf e poi proseguono la loro tournée in inverno in Germania. Un altro elemento, un altro gruppo per me importantissimo da incontrare è quello di Laskellis, Laskelympians, le persone che si occupano di pulire, di tenere pulite e ordinate le nostre stanze negli alberghi, che si sono costituite in una organizzazione con una forte impronta sindacale e che stanno lottando per un equo compenso e per un equo trattamento del proprio lavoro. E anche con loro il rapporto è avviato, così come con gli studenti, o meglio, hanno terminato il loro ciclo di studi con dei ricercatori che sono attori della scuola di teatro locale di Maiorca, che sono qui per sviluppare una ricerca sul settore turistico e sono qui per un anno. Insieme lavoreremo per aiutarci. Io vado via, loro sono qua e quindi potremo mettere in relazione le nostre ricerche e forse in estate terminare il lavoro con un'esperienza congiunta.